Hola Gringos, salve a tutti e ben ritrovati ancora una volta su Mucchio di Vie. Allora ragazzi, io faccio questo video fondamentalmente per una cosa che mi è capitata, che avete letto anche nel titolo, ovvero mi è uscito questo messaggio quando ho tentato di collegarmi. Al momento è impossibile collegarsi ai servizi di gioco Rockstar, riprova più tardi. E poi c'è il codice errore che riporta 0x5000006. Non so se ho sbagliato qualche 6, comunque ragazzi, il codice di errore è questo che vedete su schermo e sono andato fondamentalmente nel pallone perché non c'era più nessun modo di potersi collegare. E poi ho contattato il supporto Rockstar e vi consiglio caldamente di contattare anche voi il supporto Rockstar qualora abbiate dei problemi di qualsiasi natura. Mo' io vi spiego come risolvere il codice errore di questo tipo, ma se non avete la soluzione al problema, dovete assolutamente contattare il supporto Rockstar. Vi faccio vedere prima di tutto come si contatta il supporto Rockstar. Allora, come vedete, questo è il supporto Rockstar. Per trovarlo basta che scrivete supporto Rockstar su Google e vi riporta a questa pagina. Vi loggate, vedete, mo qui io mi sono loggato, c'è cioè il mio profilo, impostazioni e tutto. E poi qui sulla sinistra ci cliccate su. Potete direttamente scrivere invia un ticket, selezionate il vostro gioco, poi qua dice in che cosa hai bisogno. Qui c'è una serie di problematiche, come vedete nel mio caso è stata la connettività, però voi nel vostro caso potrebbe anche essere una cosa così. Ci cliccate sopra, mettete la vostra piattaforma, nel mio caso è PS4. E come vedete poi c'è la sezione Contattaci, dove voi ci cliccate ancora una volta sopra. Dice prima di tutto che lo stato del servizio, in questo caso il Social Club e Red Dead Online, funzionano. Quindi se qualcosa non va, già vi rendete conto da qua. Poi qui inserite il vostro nome utente, mettete la descrizione del problema. Ragazzi, attenzione, mettete una descrizione che faccia capire davvero il problema, cioè cercate di spiegare nei dettagli. E poi qui sotto vedete c'è la possibilità appunto di trascinare dei file per allegarli alla vostra descrizione. E una volta fatto così inviate una richiesta e come vedete meno di 24 ore tempo stimato per la risposta, avrete la risoluzione al problema o comunque una risposta da Rockstar Support. Come vedete se io vado sulla mia dashboard, qui ci sono tutta una serie di segnalazioni che io già ho fatto e come vedete l'ultima è proprio quella relativa a questo problema di cui vi sto parlando. C'è stata una lunga discussione tra me e l'altra persona della Rockstar, come vedete alla fine mi ha risolto effettivamente il problema, però è rimasta un'altra problematica. Cioè io avevo fatto queste sfide giornaliere, addirittura ero arrivato a 120 giorni, cioè ho superato abbondantemente pure i 3 mesi, e questa cosa qua non me l'ha potuta, diciamo, risolvere Rockstar, ma mi ha regalato 5 lingotti d'oro. Ovviamente non è nulla, è giusta una cosa per dirti ti sono vicino nel tuo dolore, però non mi ha potuto ripristinare, insomma, i giorni. Ora invece andiamo sulla PlayStation, vi faccio vedere, vabbè, qua sta con la mia cam, la tolgo la cam così vi faccio vedere più facilmente come risolvere il problema. Allora, prima di tutto dovete andare su impostazioni, vi faccio vedere, andate su impostazioni, successivamente andate su rete. Andate su Configura connessione internet, selezionate qua la vostra linea che usate, la WiFi oppure il cavo LAN. Io uso il cavo LAN, quindi metto il cavo LAN. Selezionate personalizzata. Successivamente mettete automatico per quanto riguarda l'indirizzo IP, il nome dell'host, non dobbiamo specificarlo. Poi ancora l'impostazione del DNS deve essere messo manuale. Come DNS primario, io già li ho scritti, quindi non li vado a riscrivere. Come DNS primario, bisogna mettere 8888, ovviamente intervallato dal puntino. Come DNS secondario, 8.8.4.4, che poi sono le impostazioni, quelle là di Google. E poi ancora si va avanti e chiede impostazioni MTU. MTU bisogna metterlo automatico. I server proxy non bisogna inserirli, quindi non usare. E a questo punto si fa verifica connessione internet. Ok ragazzi, questa è la mia connessione internet.
27,2 di scaricamento e 4,9 in upload. Però fondamentalmente questa è una stima perché effettivamente i miei valori sono leggermente diversi quelli reali, ma non è un problema, voglio dire, se vedete che la cosa qui va, poi dovrebbe andare appunto quando vi collegate a Red Dead Online. E non vi dovrebbe dare più quel problema. Insomma, in questa maniera qua risolvete completamente questo benedetto problema di questo errore 0x5000006. Questo era tutto, ragazzi. Se ci sono domande, vi prego di entrare direttamente nel nostro gruppo Telegram che si chiama Mucchio Talk e lo trovate in descrizione. Questo era tutto. Noi ci vediamo la prossima volta.